Adesso finalmente avrò la possibilità di valutare tutte le sue capacità. Ero ossessionato dall'idea di riuscire a salvarla. Ma ora ho capito. Non sento che la prudenza è un valore, e me lo devo ricordare. Naruto, Sakura, come posso pensare di sconfiggere mio fratello se non riesco nemmeno a liberarmi di questo idioma? In cui mi stavo dirigendo. Riesce a seguire le mie mosse. Ha preso! Questa fa ricorda. Sì, vabbè, ma vaffanculo. Sì, ma lei veramente fa la spettatrice. Ma lanciala la freccia ogni tanto, cacchio. Tu sei la pecora nera del tuo clan. Vorrà dire che mi divertirò un po' con te prima di eliminarti. Ti schiaccerò come un insetto. Che hanno capito? Accidenti! Sta usando il triplice attacco del mulino Sharingan. Sta cosa dei fili è nuova? Tecnica del drago di fuoco. Se di nuovo una copia mi incazzo. Butto tutto per aria. Ehi, Sasuke! Ce l'hai fatta! Mi fa la ragazza pompon. Prova a rilassarti un po'. Oh, ma da Naruto ci sei andato a controllarlo. Sta appeso con... Vai, dai. Siamo un'altra volta paralizzati. Ho visto che sei riuscito ad acquisire un maggior controllo del tuo Sharingan. Davvero niente male per essere uno dei clan Uchiha. Ho fatto bene a decidere di cercarti. Mi ricordi moltissimo tuo fratello, anche se tu hai decisamente più potenziale di Itachi. Si può sapere chi sei? Non sei arrabbiato, però vabbè. Mi presento, mi chiamo Orochimaru. Se vuoi rivedermi, devi riuscire a superare questa prova di sopravvivenza. L'unica difficoltà è che il solo modo per poter vincere è rimanere in vita. Oh no, è il rotolo del cielo! Dovrai battere 3 dei miei migliori ninja del villaggio del suono. Ma si può sapere di che cosa stai parlando? Se credi che vorrà rivederti dopo quello che gli hai fatto, sei impazzito! Questo lascialo decidere solo a lui. Questo personaggio è di un inquietante, ve lo giuro. Sì, vampiro. Oh no, Sasuke! Sasuke! Ehi tu! Ma si può sapere che cosa gli hai fatto? Non è niente di grave, è solo un piccolo regalo per assicurarmi che potrà vedermi di nuovo. Sono certo che da me vorrà ancora più potere. Beh, è stato divertente conoscervi, ragazzi. Sto lasciando matti ed è fermato. Sasuke!
Resisti. Resisti, Sasuke. Svegliati, Naruto! Devi aiutare Sasuke! Vieni ad aiutare Sasuke! Ma non è che Naruto sta meglio. A sti cazzi di Naruto. In pratica ora devono rubare due cose. No, in pratica ora lei sta da sola. Sono morti. Sono morti. Beh, almeno capirà che non serve un cazzo. Cioè, hanno ancora 4 giorni. Dovrebbero rubare sia quello della terra che dell'aria. Giusto? Devono rubarne due ora. Bene. Stanno peggio del punto di partenza. Posso vedere che c'erano contro, eh? Dai, non c'è niente. No, non mi sconfiggerai! Con loro praticamente ci è andato piano. Sì. Sembra più pambacio. Certo, finalmente è arrivata l'ora della tua fine. Tecnica della serpe gemella assassina. Si può sapere perché hai tanta fretta di andartene? Quello era un sostituto. Ma non so, non era un sostituto. Considerando che sei uno dei migliori Jonin del tuo villaggio, si può sapere perché continui a usare le tecniche proibite che ti ho insegnato? Voglio sapere cosa ci fai qui. Potresti anche essere un po' più gentile, visto che è tanto tempo che non ci vediamo. Non mi dire che sei venuto per cercare di assassinare il terzo Kage. Oh no, no. Non ho con me abbastanza ninja per un'impresa simile. Per questo sono venuto. Volevo vedere se c'erano ninja da poter reclutare. Ho appena impresso un segno maledetto a uno dei partecipanti, a Sasuke. Voglio quel ragazzo. Deve essere mio a tutti i costi. E non ti importa di cosa può succedere. Lo sai bene che non sopravviverà. Solo 1 su 10 sopravvive al mio marchio. Ma chi può dirlo? Potrebbe essere uno dei pochi a farcela, come te del resto. A quanto pare ti sei intestardito, vero? Oh. Mi sembri quasi gelosa. Suppongo che tu sia arrabbiata per averti abbandonata quando non avevo più bisogno di te. Vedi, Anko, quel giovane ninja è davvero molto dotato. E oltretutto nelle sue vene scorre il sangue mistico del clan Uchiha. E sono certo che in futuro mi rappresenterà degnamente. Se per caso il piccolo piacere di avere con me quel ragazzo mi verrà tolto, sta pur sicura che per il villaggio della Foglia sarà la fine. La maggior parte delle squadre ha cominciato a dedicare metà della giornata alla ricerca di cibo e di acqua. Ora molti di loro staranno riposando. Questo è il momento ideale per continuare. Bene, ci divideremo per cercare le altre squadre. Vedete di tornare indietro sani e salvi. Bene. Andiamo. Naruto in confronto. Cioè, Naruto e Company in confronto sono messi malissimo. E sono solo al primo giorno. Adesso il respiro mi sembra tornato quasi regolare. Però ho ancora la febbre molto alta. Tocca a me prendermi cura di loro. Ah. Pensavo. No, scusate se mi sono illusa.
Consideratevi già morti. Non c'è bisogno di informare subito il terzo Kage di quanto è accaduto. Oh. E l'uomo tigre combatte contro il male. Non so, i miei risorsi. Quanto è alta? La tecnica della paralisi. Non ci aspettavamo di trovarti qui. Certo che voi delle forze speciali ce ne avete messo di tempo per arrivare. Beh, non è proprio così. Stai bene, eh? Una favola. Il segno maledetto sta cominciando a gonfiarsi. Questo vuol dire che Orochimaru è nei paraggi. Dobbiamo andare ad informare immediatamente il terzo Hokage. No, andate subito alla torre centrale. Ma che cosa stai dicendo? Orochimaru è qui nel villaggio ed è una ragione sufficiente per dare l'allarme. Non possiamo pensare all'esame. Ma fate come vi dico, vi prego. Vi spiegherò tutto alla torre. E portate anche il terzo Hokage.